ora i cacciatori friulani devono confrontarsi con le zone di ripopolamento e cattura e le zone di rifugio, ovvero con delle aree di vincolo che per 40 anni in Friuli non ci sono mai state e sono la conseguenza di una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale quelle parti della normativa del Friuli che definivano tutta la regione come zona faunistica delle Alpi. La ragione per cui questa sentenza è stata messa è perché una parte del mondo venatorio, quando si doveva discutere e poi approvare l'ultima legge regionale, la legge 6, ha criticato quel disegno di legge unitamente al mondo ambientalista e ha creato le condizioni per cui la vicenda fosse portata all'esame della Corte Costituzionale. Quelle associazioni venatorie sono associazioni numericamente non significative nella rappresentanza, ma molto rumorose. Come spesso avviene, il mondo venatorio si fa male da sé. Ora noi avremmo anche potuto beneficiare di un'opportunità per creare delle zone di rifugio per la caccia, per la qualità della caccia, può essere anche un aspetto positivo. Il problema è che la politica, come ha gestito in questo frangente il problema è stato fatto in maniera assolutamente sbagliata. La mancanza di concertazione, la mancanza di collaborazione, il pregiudizio nei confronti del mondo venatorio ha fatto sì che alcune scelte fossero prese senza la condivisione. Quando le persone non, il mondo venatorio in questo caso, non vengono coinvolti, non riescono a comprendere qual è l'utilità di un determinato progetto come poteva essere quello di individuazione delle zone di ripopolamento. Quindi sarà difficilmente accettato. D'altro canto, questo assessore, l'assessore Violino, all'inizio del suo mandato disse che la caccia e i cacciatori non erano un mondo di suo interesse. Lo ha dimostrato nei fatti. Ha adottato dei provvedimenti per alcuni aspetti sbagliati. Lo ha fatto in modo impositivo, senza cercare il confronto, senza cercare il consenso. E questo alla fine diventerà un danno, non soltanto da un punto di vista sociale per il mondo venatorio, ma diventerà un danno soprattutto per quella fauna che si pensava di poter preservare attraverso dei provvedimenti di vincolo. Resteranno dei provvedimenti di vincolo che tendono soltanto ad ottemperare ad una norma, ma non a raggiungere l'obiettivo che si erano prefissi. Una delle critiche che sono state fatte all'ultima legge regionale, alla legge 6, e più o meno indirettamente anche alla Federcaccia che l'ha sostenuta, la legge 6, è quella di aver consentito ai cacciatori residenti al di fuori della regione Friuli Venezia Giulia di poter diventare soci delle nostre riserve. Questa è una non verità, perché in realtà la legge 6 nulla prevede sul punto. È stato possibile che cacciatori di altre regioni diventassero soci delle nostre riserve grazie a un regolamento che è stato approvato dall'attuale giunta regionale su proposta dell'attuale assessore, in un articolo, nell'articolo 4, ha previsto per la prima volta dopo tantissimi anni, penso ormai 40, la possibilità di ingresso di cacciatori non residenti in Friuli. E la cosa, diciamo, divertente se non tristemente divertente, è che l'ha fatto un assessore leghista, ovvero lo ha fatto un soggetto che politicamente vorrebbe sostenere tradizioni, peculiarità, caratteristiche tipiche del territorio e che vorrebbe conservare quelle che sono le potenzialità del territorio a favore solo delle popolazioni di quel territorio. Ora, finché si tratta di utilizzarlo come slogan, questo è un argomento facile. Quando lo si deve tradurre nei fatti, spesso è conveniente, per gli interessi di qualcuno, andare contro anche le proprie convinzioni. E così, da un soggetto dal quale ci si doveva aspettare un particolare protezionismo, ci siamo trovati con una norma che ha consentito invece l'ingresso e l'esercizio dell'attività venatoria nella nostra regione in modo indiscriminato da parte di tutti i cacciatori del resto d'Italia.